Direttore, è arrivata questa conferma importante, il secondo anno da direttore generale, tra i cardini della prossima stagione ci sarà il rapporto col settore giovanile, anche perché ci sarà un campionato juniores nazionale da portare avanti. Assolutamente, ringrazio la società per la fiducia che mi ha accordato per il secondo anno consecutivo. Come ho detto anche in conferenza stampa, per me l'anno scorso è stato l'anno zero, quest'anno sarà l'anno uno, quindi l'esperienza che ho fatto l'anno scorso la dovrò mettere in campo quest'anno e migliorare sicuramente per dare sempre, per far crescere sempre di più questa società e questa città. Per quanto riguarda il settore giovanile, sì, avremo la juniores nazionale, avremo gli allievi che quest'anno non eravamo riusciti a fare per questioni di tempistica, già si stanno allenando perché una parte era del gruppo del 2008 che erano in serie di già juniores, l'abbiamo portati un anno avanti, e il 2009 e già abbiamo cominciato a fare già da un 20 giorni, 25 giorni con il mister De Vico ha cominciato già a formare questo gruppo. Poi ci potrebbero essere novità, come dice il Presidente in sala stampa, in conferenza stampa, per quanto riguarda degli accordi che stiamo trovando con le società qui intorno al limitrofe, perché noi vogliamo diventare il fulcro e avere tutte le società, anche minori, intorno a noi, noi essere il loro punto di riferimento. Per quanto riguarda da questo punto di vista il settore giovanile, che può essere anche aiutato dal possibile ritorno al Gaetano Bonolis? Assolutamente, sia per il fatto che avremo una struttura che compatibilmente potrebbe essere nella nostra disponibilità, a quel punto potremmo gestire anche gli allenamenti non soltanto della prima squadra, ma inserire anche qualche gruppo che potrebbero essere la juniors piuttosto che gli allievi, ma inoltre con il Bonolis avremo la possibilità di tenere la prima squadra all'interno di San Nicolò, all'esterno di San Nicolò, del campo di San Nicolò del Besso, e quindi utilizzare le ore che precedentemente erano ne usufruiva la prima squadra, poterle destinare al settore giovanile. Il problema di Teramo lo sappiamo, sono gli impianti, ce ne sono pochi e sono super affollati, quindi trovare degli spazi resta difficile, però per fare un buon settore giovanile ci vogliono le strutture, se no rischiamo di lavorare male.